Allora, come prima cosa, questo bellissimo booster va messo un filtro dell'aria nuovo. Qui ci sono rimasti i residui di quello vecchio. Si vede c'era un filtro a cono e quindi andremo a mettere un nuovo filtro a cono. Questo è il nostro nuovo filtro a cono acquistato su Amazon alla modica cifra di 10 euro. Tanto vi lascerò sotto in descrizione il link diretto per l'acquisto. E adesso andremo a montarlo. Ha un diametro di 40, proprio come il collettore del carburatore. Fascetta di ferro. E voilà, una volta messo il filtro a cono, il motorino adesso è completo, passeremo a caricare la batteria che si trova qui sotto. Quindi prendiamo un cacciavite a stella e iniziamo a svitare queste viti. E qui troviamo la nostra batteria. Svitiamo le viti del polo positivo e poi quelle del negativo. Con il cacciavite tengo fermo il dado sotto e svito il perno. Ecco fatto. Piattino calamitato. Tac. E a questo punto possiamo estrarre la nostra batteria. A questo punto prendiamo un cacciavite piatto e andiamo a togliere questi sei tappi. Prendiamo dell'acqua distillata, tipo questa. C'è scritto acqua depurata demineralizzata per ferri a vapore e batterie auto. La mettiamo in un cilindro. Mamma mia, non è cascata nemmeno una goccia. Sono troppo bravo. A questo punto prendiamo la nostra batteria e iniziamo a riempire i forellini in questo modo. Qui di lato si vede quanta acqua manca. Quando noi inseriamo l'acqua, vediamo qui piano piano salire. Quindi anche da qui ci accorgiamo quando siamo all'orlo. Prendiamo il nostro caricabatterie dell'Enel. E mettiamo in carica la nostra batteria. Nel frattempo che la batteria carica, prendiamo perni della batteria, le mettiamo in una morsa, in questo modo, e poi prendiamo il trapano con una spazzola d'acciaio. Voilà, i perni sono nuovi. Ho dato una spazzolata perché poi quando andremo a mettere i connettori alla batteria, con i perni belli lucidi, senza la ruggine, farà meglio contatto. A questo punto diamo una pulita anche ai connettori. Perfetto. Diamo una controllata al fusibile, quindi apriamo, il fusibile è intatto, vedete c'è cioè il filamento è intero, quindi se è intero il fusibile funziona, eccolo qua il filamento, questo grigio, questo è a posto. Poi prendiamo il relè, lo stacchiamo, premiamo qui e sfiliamo il relè, tac. Diamo una soffiata, spray per i contatti e lo ricolleghiamo.
Tac. Togliamo la molla del serbatoio della benzina, la abbassiamo. Tac. E stacchiamo il tubuscino. Non esce benzina, quindi il serbatoio è completamente vuoto. Questo vuol dire che non ci sarà benzina vecchia al momento che andremo a fare il pieno. Quindi lo rimettiamo. Adesso andremo a vedere se c'è l'olio nel serbatoio. Eccolo qua. L'olio c'è. Quindi l'olio c'è, passa. Mancherebbe la benzina. Ora diamo una pulita qui, in modo da vedere se tante volte dovesse perdere qualche goccia d'olio, ma non credo. Una volta creata la batteria, andiamo a mettere i nostri tappini. Diamo una stretta leggera con il cacciavite. Rimettiamo la batteria al suo posto. E adesso andremo a collegare i nostri poli. Una volta montata la batteria, andiamo a vedere in che stato si trova la candela. Quindi prendiamo le chiavi. Guardate in che condizioni sono queste chiavi. Con un portachiavi dell'anni d'oro. Vabbè, a parte questo piccolo particolare, inseriamo la chiave qui nel vano sottosella. E qui troviamo uno sportellino. Togliamo questa vite a croce. Allora, ho messo il cacciavite, eccolo qui. Alziamo lo sportellino. Eccola qua. Stacchiamo la pipetta. Tac. Ecco, perfetto. Da dove è andata a finire? La mita. Eccola laggiù. Eccola qua. Adesso faremo la prova e vediamo se la candela fa la scintilla. Prendiamo un pezzo di ferro. Io ho questo pezzo di un ferro da stiro vecchio. Comunque va bene anche un cacciavite, un perno, qualsiasi cosa. Appoggiamo la pipetta con la candela inserita vicino al ferro. E vediamo se qui fa la scintilla. Sì, la scintilla la fa, vedete? Comunque mettiamo una candela nuova che è sempre meglio. La pipetta in questo caso non entra e vi faccio vedere anche il motivo. Vedete la candela vecchia com'è fatta? Sopra gli manca questo tappino d'acciaio. E lo togliamo. Andiamo a mettere la pipetta. Tac. Arrivato a questo punto prendiamo la benzina. Allora amici, staccando il tubo della benzina, questo qui, ho notato che la benzina continua a non arrivare al carburatore. Quindi ho abbassato la plastica qui del parafango e ho visto che il tubo della benzina va in questo rubinetto qui, vedete? Questo qua. Aspettate che zoom. Questo. E poi c'è il secondo tubo che va appunto al serbatoio lassù. Ora il problema secondo me è il rubinetto rotto o sporco. Ora andremo a staccare il tubo da questa parte qui, questa che vi sto indicando con la freccia, e vediamo se arriva benzina. Sicuramente arriva perché questo qui è il tubo diretto dal serbatoio. Il problema è che poi la benzina si interrompe qui nel rubinetto. Andiamo a staccare questo tubo e vediamo se arriva benzina. Quindi andiamo a staccare il tubo, questo qui della benzina che va al serbatoio. Ho già allentato la fascettina di ferro e adesso il cacciavite lo sposteremo per toglierlo. Sono procurato anche un bullone, questo qui vedete, che andrò ad inserire nel tubo. Perché tanto sicuramente uscirà la benzina. Quindi stacchiamo il tubo e teniamoci pronti a mettere il bullone.
Ecco fatto. L'ho messo verso l'alto con il bullone, di modo che la benzina non possa uscire. Quest'altra fascetta di ferro. Ho staccato tutto il depressore. Vedete, qui c'è ingresso e uscita, in e out. Da una parte entra la benzina e dall'altra esce. E mentre qui di sotto ci va il tubicino che va al collettore, sarebbe l'aspirazione. Quando diamo la pedalina in giù ci sarà il passaggio di benzina. Allora, ho smontato il depressore, l'ho pulito per bene con uno sgrassatore per corpi farfallati e poi ho ricollegato i tubi. Quello che da serbatoio va al depressore, questo qui, poi il tubicino che va al carburatore, diciamo quello lì d'aspirazione, e l'uscita del depressore che andrebbe al carburatore, però l'ho messo in una bottiglia in modo da vedere se esce benzina quando diamo con la pedalina. Quindi adesso daremo dei colpi di pedalina e vediamo se esce la benzina. Se la benzina esce vuol dire che il depressore funziona bene. Vedete? La benzina quindi esce, il depressore funziona bene. Perfetto, quindi il depressore non è da cambiare. La chiave, giriamo, pedalina aperta. Eccolo. Eccolo. Perfetto. Ora c'è da regolare il minimo, la vite della carburazione. Però già sembra buono, eh? Il minimo lo regge. Mettere l'olio, l'ho acquistato su Amazon, della Castrol, due tempi. Pertanto sotto in descrizione troverete tutti i link dei vari prodotti che vado a utilizzare. Questa è la batteria presa sempre su Amazon, della Yuasa, eccola qua, perché quella vecchia abbiamo provato a caricarla ma non va. Non dura molto. All'interno della scatola troviamo la batteria, l'acido, il tubicino da mettere qui per lo sfiato, il libretto di istruzioni e le vitine per i poli, positivo e negativo. Allora, come prima cosa svitiamo questi sei tappini. Adesso prendiamo l'acido. Mi raccomando, le protezioni, quindi guanti e occhiali. Che questo è acido e se va a finire sulla pelle non è bello. Tagliamo la puntina, mettiamo il tubicino, ecco fatto, in questo modo. Facciamo arrivare il tubicino a battuta e adesso è pronto per essere inserito all'interno della batteria. Andremo a mettere l'acido fino al livello massimo, qui dove c'è scritto upper, e faremo questa procedura per ogni singola cella, quindi per ogni singolo foro. Vedete? Questo scuro è il livello dell'acido. Adesso lasciamo una mezz'oretta, come c'è scritto sul libretto di istruzioni, e vediamo poi tra una mezz'ora il livello dell'acido dove è arrivato. A quel punto, nel caso fosse poco, andremo ad inserire un altro po' di acido,
Qui ad esempio, vedete, manca ancora un pezzettino. Ora lo lascio una mezz'oretta e poi andremo ad inserire l'acido e portiamo tutto al livello massimo. Lasciamo un'altra mezz'oretta e vediamo se il livello rimane costante. Perfetto, a quel punto rimettiamo tappi, chiudiamo tutto e la batteria è pronta per essere caricata. Nel frattempo andiamo a smontare il variatore. Prendiamo la chiave cricchetto, prolunga e bussolotto da 10. Andiamo a svitare la pedalina. Prendiamo un inserto a brugola da 5 e andiamo a smontare tutte le viti attorno al cutter. Inseriamo e iniziamo a svitare tutte le brugoline. Questa ora la allenterò tutte, una volta allentate metto solo la prolunga e la andrò a svitare a mano. Basta dargli solo lo scattino, poi si svitano facilmente. Vedete? Quando avremo tolto tutte le viti possiamo togliere il cutter. Vi voglio far notare una cosa. Queste brugole, queste viti con la testa a brugola, sono la maggior parte tutte di lunghezza uguale. Poi c'è questa qui la più lunga, che l'ho tolta da qui, quella centrale. Poi c'è questa qui che è la più corta di tutte, che l'ho tolta da qui dal basso. E questa qui che è una via di mezzo tra le lunghe e le corte, che l'ho tolta da qui. Quindi quando andate a toglierle ricordatevi di dove vanno la più lunga, la più corta e quella media. Poi le altre sono tutte uguali, quindi dove le mettete mettete è indifferente. Adesso togliamo il cutter. Stiamo attenti alla guarnizione a non romperla. Ecco fatto. Qui c'è questo cilindretto di ferro, vedete? Che di qua non c'è. Ma perché è rimasto qui all'interno? Eccolo là, questo qui. Lo possiamo anche lasciare qui. Qui troviamo la nostra frizione con la relativa molla, la cinghia del variatore. Qui all'interno ci sono i nostri rulli. Adesso facciamo una controllatina, vediamo se c'è qualche componente da sostituire. Nel caso andasse tutto bene, possiamo rimontare il tutto. Spruzziamo un po' di sgrassatore, uno chantecler, e con un pennellino andiamo a fare una bella pulizia. Adesso lasciamo agire un po' lo chantecler, nel frattempo ritorniamo alla nostra batteria. Eccola qui, vediamo un po' il livello dell'acido, aspettate che abbasso la luminosità. Vedete? È tutto qui, su upper. Vedete la parte scura e la parte chiara? Perfetto. Naturalmente l'ho rabboccato un po' prima. E adesso lo andremo a mettere in carica. Questo lo possiamo togliere e dove andremo qua a collegare il tubo di sfiato. Adesso la mettiamo in carica, senza tappini, perché quando la andremo a mettere in carica sentiremo, diciamo, friggere l'olio. Sì. Sentiremo friggere l'acido e quindi qui deve essere aperto perché farà tutti gli schizzettini. Adesso la mettiamo in carica. Adesso prendiamo il nostro caricatore dell'Enihel. Questo fa batterie solo da 12 volt, è un 10 ampere, e andiamo a caricare la nostra batteria. Anche questo l'ho acquistato su Amazon, tanto sotto in descrizione vi lascerò il link, come vi ho detto anche per gli altri prodotti. Eccolo qua, mettiamo il più sul più e il meno sul meno. Prendiamo un po' di grasso spray e lo buttiamo qui, dove ci sono gli ingranaggi e la molla. Adesso andremo a sostituire l'olio che è all'interno degli ingranaggi della ruota. Dietro questo tappo ci sono degli ingranaggi che vanno al mozzo della ruota posteriore, naturalmente. Adesso andremo a togliere questo tappino qui sotto. Questo lo svitiamo e cadrà l'olio che è all'interno qui. Una volta scolato tutto andiamo a mettere l'olio nuovo. Prendiamo una chiave da 13, la mettiamo qui sotto e svitiamo. Mettiamo un bicchierino sotto, almeno l'olio cadrà qui. Ed ecco qua, ha finito di scolare l'olio. Come potete vedere ci va giusto un bicchiere d'olio. Una volta finito riavvitiamo il nostro tappo. Come potete notare l'olio è nero, quindi era proprio da sostituire. Adesso andremo a mettere l'olio. Ho acquistato questo qui della Motul, specifico per scooter, 80-90. Infatti qui c'è scritto olio per ingranaggi delle trasmissioni di scooter 2 e 4 tempi.
questo è semplice olio, vedete? Sono 150 ml e qui all'interno ce ne vanno 110. Prendiamo questo misurino qui. Questi sono i primi 100 ml che andremo a mettere all'interno. E poi andiamo a versare gli ultimi 10 ml. Rimettiamo il tappo. Perfetto. Questo è il senso di rotazione della cinghia. In questo modo. Prendiamo un bussolotto da 17, perché entrambi i dadi, sia questo qui della frizione che questo dove ci sono rulli, sono da 17. Però noi andremo a svitare solo questo, tanto per cambiare la cinghia basta svitare solo questo qui. Una volta svitata appoggiamo pezzi così come vengono tolti, almeno sappiamo l'ordine. Questo qui, questo qui sopra, in questo modo. Questo, la ventolina, in questo modo. Per poter togliere la cinghia bisogna comprimere la molla, quindi faremo questo gioco qui, spingeremo verso di noi e ruoteremo in questo modo, in modo da comprimere la molla. Così vedete anche quando andremo a metterla faremo in questo modo. Qui c'è una rondella, mettiamo le dita dietro in modo da non far aprire il coperchio. Ecco fatto. Qui troviamo i nostri rulli. Eccoli qua. Vedete, vado ad appoggiare tutto, vi metto la rondella e questo con i rulli sopra. Adesso andiamo a togliere la frizione. Prendo come punto di riferimento i numerini sul dado, per poi quando vado a stringere. Tiriamo la leva del freno e svitiamo. Appoggiamo sempre nell'ordine in cui togliamo. È un po' sciupata, si vede che è una cinghia vecchia. Sì, sì, era proprio da sostituire. I dentini sono sani, però la cinghia è vecchia. Vedete, è tutta screpolata qui. La paragoniamo con quella nuova. Sì, sì, è proprio la sua, la stessa misura. Quindi è perfetta. Ci hanno mandato il ricambio giusto. Togliamo la frizione, la sfiliamo. Diamo una pulita qui, dove c'è tutti i residui della vecchia cinghia. Ho messo un po' di chantelier. Una volta pulita, questo è il ferro della frizione, quello che fa attrito quando attacca la frizione. Diamo una grattatina con la carta vetrata, in modo da aumentare il grip quando attaccherà la frizione. Perfetto. Adesso diamo una soffiata al compressore. Diamo una grattata anche qui all'interno della campana, dove è liscio, e lo rendiamo tutto un po' più ruvido, in modo da far fare meglio attrito alla frizione. Prendiamo un po' di grasso e lo andiamo a mettere qui l'alberino degli ingranaggi della ruota. Adesso andremo a mettere la cinghia nuova. Queste frecce indicano il senso di rotazione, quindi andrà messa in questo modo, nel senso di rotazione della ruota. Quindi girando in questo modo le frecce devono fare così. Quindi prendiamo la frizione, la mettiamo in questo modo, appoggiamo la cinghia e poi andremo a fare questo giochino qui. Si comprime e si gira così. Vedete? In questo modo andiamo a comprimere la molla. Ecco fatto, vedete? E inseriamo la cinghia. Una volta inserita, facciamo così e lasciamo. Quindi alziamo la telecamera, andiamo ad inserirlo. Ho acquistato questa bilancina su eBay. L'ho pagata 10 euro, tanto vi lascio sotto in descrizione il link anche di questa. Hello! Grammi. E andiamo a pesare il rullo. 6,89. 6,88. 6,97. 15. Quelli blu sono da 4,25, però vedete, qui sono consumati, vedete questo mi è consumato? Questa parte qui è proprio piatta, per questo vado a sostituirli, perché sono consumati anche questo. Quindi questi blu abbiamo detto sono da 4,20, mentre quest'altri da circa 7 grammi.
Ed ecco qua arrivati i rulli. L'ho acquistato su Amazon, pertanto vi lascio come sempre il link sotto in descrizione e andiamo a vedere se sono uguali a quelli che c'erano di già. Le misure sono 15x12, questi sono da 7 grammi, 15x12 grammi 4,3. Mettiamo su millimetri, azzeriamo, quindi quelli vecchi sono 12x15. Misuriamo anche questi pinneri, 12x15, perfetto. Quindi la misura di questi che sono arrivati torna perché c'è scritto 15x12. Adesso lo andiamo a pesare, accendiamo la bilancina. Hello, 4,32, comunque siamo lì, 4,31, sono 4,3. 7,02 grammi. Proviamone un altro, 7,02 grammi, perfetto. Sì, ci siamo. Quindi i rulli sono questi qui. Diamo una pulita con uno sgrassatore. L'ho sciacquato sotto l'acqua, gli ho dato una soffiata con il compressore e adesso è bello lindo. Quindi andiamo a mettere i nostri rulli. Ne mettiamo 3 da 7 grammi e 3 da 4,3 grammi, sempre alternati. 1, 2 e 3. Perfetto, quindi 4,3, 7, 4,3, 7, 4,3, 7. Perfetto. Punto andiamo a mettere la nostra cinghia, comprimiamo un altro po', mettiamo la cinghia, mettiamo la rondella, mettiamo questo, andiamo a mettere quest'altro pezzo, la rondella e il dado. Qui la parte della frizione la inseriamo dentro, andiamo a mettere la campana, rondella e dado. Tiriamo la leva del freno e stringiamo. Vedete? Questo è il senso di rotazione della cinghia. In questo modo. Una volta rimontato tutto il variatore, prendiamo il coperchio che abbiamo verniciato. Eccolo qua. Tac. E prendiamo la nuova guarnizione. Questa è quella vecchia, ora le paragoniamo. Perfetto. Adesso andrò a smontare la marmitta perché, come potete notare, la marmitta è piena di ruggine. Quindi andrà grattata, una bella verniciatura con la vernice quella ad alte temperature apposta per le marmitte. E niente, adesso passiamo allo smontaggio. Quindi andremo a togliere questo perno qui, poi toglieremo questo. Poi qui togliamo questo coperchio in plastica, via. Troviamo il collettore della marmitta con quest'altri due perni. 1 e 2, quindi smonteremo anche questi due e la marmitta verrà via. Questo di sotto c'ha due rondelle, sopra non ce n'è nemmeno una. Boh, si vede l'ultima volta chi l'ha montato pensava ad altro. Ecco fatto. E adesso andiamo a togliere queste due del collettore. Ecco fatto. Abbiamo tolto anche la marmitta. Perfetto. Prendiamo un bussolotto da 22 e svitiamo il dado della ruota posteriore. Ora c'è un problema. La ruota picchia qui e non esce qui.
Quindi, cosa molto semplice da fare, sgonfiare la ruota. Caccia vicino per togliere la valvola, inseriamo e svitiamo. Ora possiamo toglierla. Rinseriamo la valvolina. Beh, sono proprio da sostituire, sì. Questa è la ruota posteriore che adesso andremo ad installare. Ho acquistato delle gomme stradali e non tassellate, perché questo scooter farà il 90% delle strade asfaltate, quindi ho preferito prendere quelle stradali. E adesso andiamo a montare la ruota posteriore. Spruzziamo un po' di grasso lubrificante qui sull'alberino. Prendiamo la nostra ruota, semplicemente la andiamo ad inserire. Ecco fatto. Prendiamo le nostre rondelle, mettiamo il dado. Poi prendiamo un bussolotto da 22, pistola pneumatica, tac, e voilà, questa è la marmitta, è stata grattata tutta, con una spazzola d'acciaio vicino al trapano, un po' di carta vetrata, insomma tutta grattata, e poi è stato dato un trasparente protettivo per le alte temperature, che regge fino, mi sembra, 800 gradi. Poi tanto sotto in descrizione vi lascio anche questa bomboletta utilizzata, come tutti gli altri prodotti che andrò ad utilizzare nel video. Niente, ora passiamo ad installarla, semplicissimo, come l'abbiamo tolta la rimettiamo. Ed anche la marmitta è stata installata. Adesso passeremo a smontare la ruota anteriore. Quindi, come prima cosa, sull'anteriore andremo a togliere la pinza. Svitiamo questi due perni. In questo modo andremo a togliere la pinza. Ora andremo a smontare il perno centrale con un bussolotto da 14. Un martello di gomma e diamo dei colpetti al perno. Se non dovesse venire via, prendiamo un cacciaspine tipo questo. Questo l'ho creato io, era un cacciavite piatto, l'ho molato, pareggiato e ho fatto un cacciaspine. Lo inseriamo qui e martelliamo. Eccolo qua, il nostro perno. Adesso andremo a svitare questo, che è il cavo del contachilometri. Prendiamo un pappagallo e svitiamo in senso antiorario. Togliere la pinza è un po' rognosa perché picchia al cerchio, quindi con una mano giriamo la ruota e con l'altra cerchiamo di sfilare la pinza. Ecco fatto. E una volta tolto il perno centrale, vi faccio vedere anche da quest'altra parte com'è, possiamo sfilare la ruota in questo modo. Qui andrò a mettere dei tocchetti di legno dove faccio appoggiare le forche. Ecco fatto. Adesso andremo a togliere le pastiglie. Allora, qui di dietro c'è questa grappetta. Prendiamo un cacciavite piatto, fine, tipo questo, lo inseriamo qui e togliamo questa grappettina. La mettiamo da parte, se no la perdiamo. Una volta tolta, prendiamo un pappagallo e andiamo a sfilare il perno. Ecco fatto, mettiamo da parte. A questo punto togliamo questa. Perfetto, e sfiliamo le nostre pastiglie. Una è cascata sotto, eccola qua, questa e questa. Io direi che sono da cambiare, voi che dite? Letteralmente vuota la vaschetta. Quindi acquistiamo anche l'olio, aspettiamo che arrivi e poi andremo a fare lo spurgo del freno anteriore. Allora, per mettere la ruota anteriore ho inserito la ruota, giustamente. Ho inserito già il perno, non l'ho fatto uscire di qua perché qui andrà messo questo, che diciamo è l'ingranaggio del contachilometri, dove poi andrà inserito il filo del contachilometri qui dentro. E qui c'è un ingranaggino, faccio vedere. Quindi girando la ruota farà girare questo cosino in plastica
in questo modo, e a sua volta farà girare questo ingranaggio e girerà il filo dentro, e in questo modo gireranno i chilometri del contachilometri. Faranno... Qui c'è del grasso, metteremo un altro po' di grasso, in questo modo andrà, vedete? Quindi ora l'appoggerò qui e poi infilerò il perno e lo farò uscire da quest'altra parte. Quando inseriamo la ruota dobbiamo far combaciare questo cosino di plastica, questo della forca, in mezzo a questa sede qui, in modo che questo stia fermo e non giri, perché ora metteremo il perno e bloccherà tutto. Questo da qui si vede meglio, vedete? Faccio appoggiare qui nella sede e in questo modo, vedete, sta bello fermo. E una volta inserito il perno, quando è passato di qua, lo faremo uscire da quest'altra parte e il gioco è fatto. E adesso passiamo a mettere il contachilometri. Lo inseriamo e avvitiamo. Diamo una stretta con il pappagallo. Questo è un mini pappagallo, pagato 18 euro. È grande quanto una mano. E anche questo è stato messo. Poi passiamo a mettere a posto la pinza. Adesso, siccome abbiamo pistoni bloccati che non si muovono, andremo a riavvitare la pinza in modo da poterla fermare. E una volta fermata, mettiamo la nostra brugolina. Ed ecco aperta la pinza. E questo è il nostro pistoncino bloccato. Poi prendiamo una morsa da falegname, tipo questa, e andiamo a comprimere il pistone. Facciamo appoggiare su tutta la sede, in modo da comprimerlo in modo omogeneo. Vedete, da qui uscirà l'olio. Olio e ruggine. Basta un leggero giro. Ecco qui, abbiamo spinto il pistone all'interno. Guardate qui che pappina. Cioè ragazzi, guardate cosa è uscito. Crema al caramello, mamma mia. Qui l'olio proprio ha cambiato forma. Eccolo qua. Oggi crema al caramello. Dove trovarla? In una semplice pinza di freni. Adesso andiamo a rimontare il tutto, mettiamo la nostra O-ring qui, appoggiamo, mettiamo i nostri due perni, queste sono le pastiglie acquistate su Amazon, adesso le andiamo ad aprire. Le paragoniamo con quelle vecchie, sembrano essere le sue, sì, sono proprio le sue, stessa forma, stesse dimensioni, questa via. E adesso andiamo ad inserirle. Allora, togliamo la grappettina, questa qui che è dietro, questa che è qui dietro il pistoncino, prendiamo un cacciaspine come questo, possiamo lasciare anche in questo modo, mettiamo la prima pastiglia, la inseriamo, facciamo passare il pistoncino nel foro della pastiglia, quindi la spingiamo più sotto e facciamo passare il pistoncino. Andiamo a mettere l'altra pastiglia, l'appoggiamo. Appoggiata in questo modo, mettiamo la nostra grappettina, questa qui.
Tac. E di qua andremo a mettere la grappettina. Quindi messe le pastiglie, messo il pistoncino e il fermaglio dietro, andiamo a lavorare sopra al manubrio. Allora ragazzi, io è già diversi minuti che pompo qui, ma le bolle non escono. Cosa ho fatto? Sono andato a togliere la gommina, allora ve lo faccio vedere. Cacciavite. E togliamo questa parte. Se ci fate caso, è tutto rugginoso qui. Guardate in che condizioni è. Cambieremo tutta la vaschetta. Allora amici, qui per cambiare la vaschetta andiamo a svitare questa brugolina qui e poi andiamo a svitare questo perno qui da 12. Questo lo andiamo a togliere, lo appoggiamo qui ed ecco qui il nostro pezzo. Questo lo svitiamo semplicemente con una pinza. E qui c'è il nostro problema. Allora, prendiamo un bussolotto da 8 e iniziamo a svitare questi due perni. E andiamo a mettere la nostra leva. Togliamo la plastica, ecco. Quindi questo lo appoggiamo qui, così. Mettiamo la nostra levettina. Adesso andrò a togliere le viti intorno a questa plastica per poter togliere la plastica anteriore. Ecco fatto. Qui andiamo a togliere questi altri connettori. Allora amici, visto che il tubo era intasato, c'era sicuramente le incrostazioni di caramello dentro, ne ho comprato uno nuovo su Amazon. Eccolo qua. Intanto vi lascio sotto in descrizione il link. L'ho preso della stessa misura. Perfetto. Lo facciamo passare qui all'interno. Prendiamo le due vecchie rondelle di rame. Quindi facciamo passare il cavo qui in questo foro. Vedete, l'ho fermato lì. E adesso l'andiamo a fermare anche qui dentro. Tac. Perfetto. Quindi parte da qui, bello fermo. Passa qui dentro in questo anellino di ferro. E poi in questo, diciamo, adattatorino in plastica che ho messo lì nell'incastro che c'era di già. Vedete? Andiamo qua e fermiamo questo altro perno. Ci assicuriamo che il foro sia pulito. Quindi passante, mettiamo quest'altra rondella di qua e stringiamo. L'olio che ho acquistato è questo della Brembo D84, sempre su Amazon, tanto vi lascio il link in descrizione. E adesso andiamo a metterlo. Mettiamo il tappino e facciamo così con la leva per mandare in pressione. Assicuriamoci di non finire l'olio. Una volta aver pompato un po', teniamo premuto qui. Io ci metto la fascetta perché sono da solo. E andiamo di sotto ad aprire lo spurgo alla pinza. Tacchiamo una chiavina da 8 e svitiamo. Ecco, vedete? C'è già l'olio. Stringiamo bene. Vedete? È bello pieno. Infatti era anche duro da aprire. Qua, ora lo sento bello duro. Non siate maliziosi. Infatti è in pressione, vedete? Esce l'olio. Ora le bolle non le fa più. Perfetto, io sarei per riempire la vaschetta. La mettiamo più dritta possibile. Così. Mettiamo l'olio.
mettiamo il coperchio. Adesso andremo a fare una modifica qui alla pompa del freno che abbiamo messo nuova. Vedete qui? Per l'accensione del fanale posteriore quando si frena ci sono due lamelle. Ora la vecchia pompa aveva questo ingresso qui. Col filetto si avvitava. Quando si frenava andava a schiacciare qui. Vedete? Questo è un pulsante. Si schiacciava e si accendeva il fanale posteriore. Questa qui, essendo una pompa universale, ha le lamelle. L'interruttore è dentro. Quindi noi che faremo? Andremo a tagliare tutto questo pezzo. Qui ci sono due fili. Vedete? Questi due fili metteremo questi due capicorda. E poi l'andremo ad inserire qui in queste due lamelle. Quindi mettiamoci all'opera. Assicuriamo che non scappino. Perfetto, e le andiamo ad inserire. Zaghete, ecco fatto. Qui ci ho messo del nastro isolante rosso, almeno non tocca con quest'altro che è qui. Perfetto, hanno messo un po' troppo attaccate le lamelle, quindi ho messo del nastro isolante, almeno non si toccano e non fanno corto. Allora, un altro dei tanti problemi allo scooter è il manubrio, che in poche parole, quando si va a giro prendendo una buca si sente come se si muovesse, fa stick stick. Quindi vuol dire che questo dato qui, questo non è bello stretto. Eh sì, è lento. Ora possiamo staccare la batteria e andiamo a mettere i nostri tappini. Adesso andiamo a sostituire la batteria. Quindi togliamo quella lì che avevamo provato a rimettere in vita, ma non c'è stato speranze. Questa la possiamo cestinare. Confrontiamo, sono uguali YB4LB, quindi è la stessa. Perfetto. Un altro problema dello scooter è il seguente: due punti. Giro la chiave, premo horn, il clacson, ma non funziona. Andiamo a vedere qual è il problema. Togliamo questi due connettori. Ora andiamo a vedere se c'è corrente. Come si fa? O mettiamo un voltmetro oppure proviamo con una lampadina. Io vi faccio vedere tutti e due i metodi. Quindi andiamo su volt in continuo. Questo lo appoggiamo qui. 12,28, 12,30. Vedete? 12,31. Quindi c'è corrente. Adesso vi faccio vedere il metodo con la lampadina. Andiamo a mettere i due fili qui all'interno. Adesso andiamo a girare il quadro e proviamo il tasto clacson. Vedete? Guardate, appena premo qui si accende la lampada. Quindi vuol dire che la corrente arriva. Bisognerà sostituire il clacson. Questo qui, che è semplicissimo. Basta togliere questa vitina, togliamo tutto il clacson e lo mettiamo nuovo. Tanto ora l'ho acquistato su Amazon, domani me lo dovrebbero consegnare e lo montiamo. E oggi è arrivato anche il clacson. Una volta tolta la vite e tolto il vecchio clacson, andiamo a mettere quello nuovo. Colleghiamo i due spinottini, giriamo la chiave e proviamo. Perfetto! E oggi è arrivato il grande momento. Dopo giorni e giorni e dopo tanti ricambi sostituiti, finalmente potremo andare a mettere in moto il nostro booster e goderci il bellissimo paesaggio. Ma cosa aspettiamo? Giriamo la chiave, tac, tiriamo la leva del freno, un po' di gas, start. E andiamo! Minimo perfetto!
Eccoci amici, arrivati a fine tutorial. Come potete notare qui alle mie spalle sto finendo di editare il video che voi avete appena visto. È stato un lavoro lungo e impegnativo, come avete potuto constatare. Infatti anche il video è venuto abbastanza lungo, circa mi sembra un'ora di video. Niente, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e qualsiasi dubbio o perplessità scrivetemela qui sotto nei commenti e io vi risponderò. Ciao e alla prossima! Cliccate su iscriviti e poi clicchiamo sulla campanellina accanto, tutte, e in questo modo andrete ad attivare le notifiche del mio canale, ovvero tutte le volte che io andrò a caricare un nuovo video vi arriverà la notifica.